Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo zaino militare tattico ideale per la caccia, la pesca. L'ho acquistato su Amazon ad un prezzo veramente competitivo. Vi lascio qui in descrizione il link di Amazon, così potete vedere esattamente questo modello. Ma vi dico già che ci sono anche diversi colori, fantasie, tra cui militare, camo, diciamo anche beige, nero. Ci sono veramente tantissime fantasie e ho fatto anche una recensione tempo fa, sempre dello stesso zaino, però di una fantasia camo militare, e vi lascio magari anche qui sotto in descrizione la recensione e il link di quello zaino. Qua si tratta dello stesso modello, però in versione Taipon, così viene definita, ed è una versione grigia camo, secondo me ideale soprattutto per chi va a pescare sugli scogli o diciamo su zone rocciose, anche fiume, perché appunto si mimetizza bene. I pesci comunque vi vedono quando pescate, ma anche quando andate a caccia, se vi trovate in un ambiente piuttosto roccioso, di montagna, potrebbe essere ideale. Andiamo a vederlo insieme. Allora, arriva all'interno di questa confezione di plastica. Lo vado subito ad aprire. A sua volta è ancora all'interno di un'altra confezione di plastica, e in dotazione mettono questa volta anche una fascia che può essere usata per il polso, per la testa, per coprirsi dal sole, che può essere interessante, diciamo, per chi magari pesca o fa attività. È uno zaino che va bene anche per la scuola, l'università, o anche per fare delle piccole escursioni in montagna. Vado un attimo ad aprire. Ecco lo zaino una volta tolto dalla confezione. Come vedete c'ha degli spallacci veramente morbidi, regolabili, ha la presenza di una cinghia per la vite, quindi potete attaccarvelo in vite, e poi abbiamo anche questa regolazione qua per chiuderlo al petto a clip, sempre a clip. Qua ci sono anche dei eventuali ganci per attaccare un portachiavi, una borraccia eventualmente. Potete insomma usarlo un po' come volete. È veramente morbido il dietro, c'è anche un'apertura che vi permette di mettere dentro quello che volete, tra cui magari una cartina, ma è pensato forse anche per una camel bag, per mettere l'acqua. Andiamo a girarlo. Come potete vedere abbiamo qua una fascettina con la cinghia che permette di tenerlo compatto una volta che si riempie. Abbiamo una taschettina piccola per metterci al suo interno degli oggetti piccoli. Qua abbiamo una parte in velcro che vi permette di attaccare le toppe. Potete andare a rimuovere, per dire, questa parte e attaccare le toppe come ho fatto io, diciamo. Abbiamo poi un'altra taschettina che vi faccio vedere, che vi permette di mettere all'interno altri oggetti. Come vedete c'ha delle taschine, tra cui taschine anche piccole per mettere, non so, una penna o degli articoli piccoli, diciamo. Qua guardate anche il materiale, che è un materiale resistente, semi impermeabile secondo me. Qua ci sono altri diciamo scompartimenti, fessure per mettere all'interno oggetti, moschettoni, eccetera. E niente, questa è la parte davanti con la taschettina che vi faccio comunque vedere. Come vedete, piccola questa. E poi ci abbiamo un'altra tasca, quindi veramente tante tasche. Vi lascio il link in descrizione perché secondo me è davvero un prodotto valevole, è già il secondo che, come vedete, acquisto. L'unico consiglio che vi posso dare è non tenetelo troppo sotto il sole, nel senso in macchina, perché sennò il colore tende poi a scolorirsi con il tempo. Questa è l'altra tasca, più piccola, c'è una parte in rete, due taschettine, e anche qua arriva fino a qui l'altra tasca e vi permette comunque di mettere tanta roba. Arriviamo poi alla tasca conclusiva, le cerniere comunque sono veramente ben solide, ed ecco qua la tasca conclusiva.
lo vado ad aprire e vi vado a mostrare. Eccoci qua, una rete per mettere cartine eccetera, una tasca veramente ampia e poi qua un'altra taschettina che arriva fino a qua per andare ad inserire altri oggetti. Uno zaino veramente valevole che vi consiglio di acquistare. Se avete domande non esitate a pormele, link in descrizione del prodotto.